Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori. Il video di oggi comprende praticamente due video. Comprende un weekend vlog e una pistata dove provo ad intraversare una Nissan Silvia. Qual è la motivazione di questa unione? Il primo video, il weekend vlog, è un video che comprende anche i motori, macchine, no, niente moto, solo macchine. Però, a parte l'ingarellamento tra la Golf GT su cui ero e una Mini Cooper S, il resto è abbastanza easy. Quindi ci voleva qualcosa di più adrenalinico. D'altra parte, il video più adrenalinico della Nissan Silvia sarebbe stato troppo corto per occupare i 10 minuti minimi di un video su YouTube. Allora, ho unito questi due video. Troverete quindi nella prima parte il weekend vlog e nella seconda e ultima parte la pistata con la Nissan Silvia. Nient'altro da dirvi. Buona visione. Carissimi, il weekend vlog inizia all'interno di questa panda di pollame. Stiamo andando alla Mercedes. C'ho il Mercedes. E ho Mercedes. Perché c'è un evento. Ma la metterei qua. La mettigliela dietro. Allora vediamo Roby. Prova questo classe E. Fede. Pollo. Ma che roba. Anche lì davanti. Sì. Perfetto. Quello è tutto uno schermo unico. Cioè bellissimo. Tutto unico. Roby che è entrato in modalità sportivo. Qui vediamo Roby che sta rischiando di dare un po' di stipendi alla Mercedes. Ecco qua la mia preferita. Mato. Porca di quella miseria. Qua abbiamo trovato due fan che sono venuti da Verona. Addirittura da Verona. Aspetta che qua si sta... so fare. E già. Qua siamo arrivati alla parte preferita di pollo. Allora questa qua è in offerta. Vedete, non è 100.000. Abbiamo qui un intruso. Non so se lo sapete, ma tutte le Porsche da sempre hanno la chiave a sinistra anziché a destra. Allora, guardate questa, classe A45 AMG usata, viene 49, quindi 41, sempre troppo per noi. La roba figa è il colore, da lontano ci sembrava nero, è un viola scuro. No, qua che c'è luce si vede. Sta diluviando, dobbiamo correre al pandino e andare a comprare il regalo dei nostri papà. Questo potrebbe essere un regalo utilissimo. Per mio papà, un bel alcolico. Amaro Lucano Art Collection. Molto bene, sono arrivato a casa e ho già nascosto all'interno dell'armadio dove ci sono i vestiti della moto la droga. Adesso mi metto a preparare il video per domani. Domani vi porto in un posto fantastico. Uè! Eccoci qui al secondo e ultimo. Ok, era entrato un attimo mio padre, aveva interrotto il mio vlogging. Dicevo, siamo al secondo e ultimo giorno del weekend vlog, quindi è domenica. Oggi dobbiamo andare insieme a Roby a Bormio, alle terme. E andremo col suo Golf GTI. Golf GTI che proprio ieri, oggi noi dobbiamo partire, ieri gli sono andati in culo, ma lo vedremo dopo insieme. Sono ora le 11:15, se 11:30 noi partiamo. Mangeremo per strada, prima di arrivare lì alle terme, esploreremo un po' Bormio insieme e poi andremo a godere. Molto bene, siamo in box con Roby, ecco qua la Golf, adesso facciamo un paio di riprese porno e poi partiamo. Chiuso lo champagne solo per bagnare la folla e pensavo che non sarebbe mai cambiato quando butta fuori ci rimbalzava l'entrata. Allora Roby sta facendo benza e qua vediamo il danno. Purtroppo con un 2000 turbo benzina è così, Harry. È così. Sempre qua. È così. Rallentiamo un attimo. Vai, vai, vai. La mini. Oh, ma una tipa era. Porca puttana. Che legalità. Oh mio Dio. Sembra fatta apposta, signori. Titolo, ingarellati con la Mini. Involontariamente ci siamo ingarellati con un Mini Cooper S. Roby è così, quando cercano la sfida lui non può dire di no. E in certi casi è anche giusto così.
io e Roby siamo arrivati, qua dietro abbiamo la sua golfettina e siamo venuti a mangiare perché noi siamo persone sane. Al McDonald's. Sempre, ecco qua. Tornati in auto, abbiamo ancora un'oretta, 71 km e poi finalmente metteremo le palle a mollo. Comme si je marchais dans le sable, dans cette tempête agréable. Tourne la page. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop. Vai, abbiamo trovato la neve, pensavamo non ci fosse, invece eccola. Allora lì vediamo Roby che sta urinando contro un muro. Spenta. Siamo arrivati, le auto hanno tutte le gomme da neve. Anche noi abbiamo delle bellissime P0 nero, sono proprio invernali. Andiamo ad esplorare un po' perché siamo in anticipo più o meno di un'oretta. Allora, a dir la verità, non sono convintissimo di andare nudo così in accappatoio qua, perché non è che fa caldissimo, però vabbè, sopravviveremo, immagino. Non so quanto mi possiate sentire, l'acqua è proprio bollente, sarà 40 gradi, manca l'ossigeno, tra un po' svengo. Vediamo sott'acqua. Siamo usciti, siamo rilassatissimi, cioè siamo proprio mosci, quindi speriamo che Roby alla guida non si addormenti, perché se facciamo un incidente... Poi sono conducente. Hai visto? Sono le 7:20, arrivo per le 21:26. Ah, il drone non l'ho fatto volare perché il gimbal impazzisce, tipo prima sbatte in alto, poi sbatte in basso, quindi DJI, complimenti ancora una volta per l'affidabilità. Un saluto. E qui finisce il weekend vlog. Iniziamo quindi con la giornata in pista con la Nissan Silvia. Devo ringraziare ancora Angelo Stagnitto e Carmine Trisorio. Trovate il loro canale di YouTube in descrizione. Angie e K. Messo fra finti miti, finiti, parassiti, falliti. In tutta Italia ormai sanno cosa vuol dire CCT. Fanculo al sole, al calore, al bruciore sulla pelle del rock, delle celle fredde, zero Rockefeller blu. Abbiamo anche un ragazzo qua che si è portato la felpa sui motori. Sogliatemi sì, ma scansatevi. Preparata all'unisono gli zaini. Arriva il lupo cattivo come Jack Nicholson in Shining. Torni ma dove stavi? Coppi sui davanzali, flow deformi. Il ritorno dei bisonti con le Nike e corsa. Dobbiamo prenderci la mano, dobbiamo prendere. Sì, c'è un po' di gente che ci guarda, figure di merda. Sì, esatto, chissà le figure di merda che farò io adesso. Andiamo un attimo nelle curve piccoline. Oh! Io sono già contento così, solo a sentire. Ok, c'eravamo quasi. E comunque lo sterzo è abbastanza diretto, non è male, poi con questo volantino ci sta. E ci siamo! Siamo oggi con Angelo Stagnitto e con Carmine, proprietario di questa Nissan Silvia. Dietro cos'è che c'è? Il differenziale saldato? Dietro c'è un differenziale saldato. Ok. Sì. Non abbiamo mai driftato nulla nella nostra vita, però oggi ci volevamo provare. Con scarsi risultati, ma dicono che l'importante è provarci. Per fortuna che non ho fatto colazione. Sì. Porca Siamo a Moncalieri, era? Siamo a Moncalieri. Oh, dai, un pelino. Oh, dai, stiamo cercando di imparare ad intraversare. Ovviamente bisogna prenderci la mano, poi non vorremmo, vedi, non vorremmo distruggere la macchina, dato che non è nostra. Però vedi, così poi se ne va.
l'abbiamo un po'. Un piccolo driftino. Un cucciolo di drift. Un cucciolo. Vedi, poi dice che devi lasciarlo ritornare lentamente. Sì, 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 sì. Stanotte mi sognerò sto. Sì, esatto. Esatto. Madonna. Olla! Mi piace il cambio perché è bello duro, tra l'altro è anche abbastanza corta la corsa, non è lunghissima, però è duro, è proprio maschio. Spettacolo! Prima. Comunque ti aiuta tantissimo sta macchina, eh. Ma più tanto che differenza è. Ne? Grazie che sei andato dietro, aiuta tanto. Minchia, tantissimo. Comunque non è facile parlare. Vai, dai. Dai, signorina! Oh! Dai, dai, facciamoci queste ultime un po'. Vai. Mamma mia. Quindi l'uscita è qua, eh. Ci troviamo qui in pista, abbiamo fatto un paio di giri con Angelo che è un pazzo e poi ho provato a girare anch'io ma sono molto più tranquillo. Abbiamo qua un bel po' di gente che è venuta a trovarci, salutate! Qua abbiamo la 695 di Angelino. Angelo, dove sono le targhe? Non ci sono. Abbiamo nascosto. Molto bene. Molto bene, queste erano le primissime driftate, proprio i primi baby traversi, se così possiamo chiamarli. Grazie al progetto BMW continueranno i video dei traversi cercando sempre di migliorare e traversarla sempre di più. Quindi nei prossimi vedrete sicuramente dei miglioramenti. Vi spoilerò anche che mi sto sentendo con una pista per organizzare una prova di drift più anche degli insegnamenti proprio da drifter seri. Ragazzi, grazie della visione, vi ricordo di passare anche su Instagram Passione Motori e di fare anche un salto sullo shop per delle fantastiche felpe, le solite che vedete all'interno dei miei video. Grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video che sarà giovedì. Vi aspetto ore 18. Miami, Dade County, let's ride. Drop the beat, let's party in my